Martedi al Pala Tarquini di Ciampino, un contrasto vinto, lo stesso Fiacchi, Pavona che riparte con Fiacchi che insiste, poi prova la conclusione, il pal gol e subito gol del Pavona con Fiacchi, un sinistro dalla distanza che ha beffato l'estremo difensore del Real Ciampino e quindi Pavona subito in vantaggio dopo pochi minuti di gioco. Cerca Dello Russo in profondità, la palla è conquistata da Fiacchi, ancora il Pavona che preme con Dello Russo, poi Fiacchi di sinistro, Vona, il tiro al gol, ancora il Pavona colpisce con Vona, bravissimo di tac. Ancora Ricca per Laurenti, ancora Ricca, Violanti, Ricca prova, il tiro al gol di Ricca, accorcia la distanza Real Ciampino, pioggia di reti quest'oggi al Pala Tarquini subito in avvio, Real Ciampino che accorcia qui. Con Perelli con Violanti cerca l'1-2, va a terra in aria, c'è attenzione il fischio del direttore di gara, ci sarà molto niente il rigore, c'è anche un cartellino giallo, un fallo in piena area di rigore, a terra Violanti, vantaggio per due volte in avvio, la rincorsa di Pozzoli, il tiro e la parata di Pozzoli, incredibile, sfuma questa occasione per il Real Ciampino. Che prova ad andarsene alla marcatura di Pozzoli, guadagna un corner. Corner che sta per essere battuto, c'è il gol del Pavona che si porta di nuovo sul più 2, gol di termine. Riprende al Pala Tarquini l'incontro tra il Pavone e Real Ciampino con il Pavone in vantaggio per 3-1. It burns.
pallone, ha messo al centro, c'è un tocco da parte di un giocatore di casa e quindi si rimane in attacco. Mentre intanto Spanu chiede il time out. Moresco, il tentativo di gol! C'è stata una deviazione da parte di un giocatore della squadra di casa sulla conclusione, sulla rimessa di Moresco. Lunga manovra, il tentativo, c'è l'autorete! L'autorete di Ivona, attenzione che anche qualche contatto sotto porta. Comunque accorcia le distanze della Ciampino, la conclusione di Celani. Reale che sta provando tutto, attenzione che dalla parte opposta c'è un Gazzoli che ha provato ed arriva al triplice fischio finale. Finisce quindi qui al Palarpini, Pavona 4, Real Ciampino 2. Si interrompe la striscia positiva del Real Ciampino, per il Pavona invece tre punti importantissimi in trasferta. A Mister Spano una sconfitta, una partita di alta intensità sin dalle prime battute. Sì, sin dalle prime battute, però purtroppo ci si è messa subito male per noi. Dopo un minuto stavamo già perdendo 1-0 e dopo 4 minuti 2-0, quindi è stata subito una partita in salita. L'avevamo preparata invece da un punto di vista della concentrazione, dell'attenzione proprio sui particolari, perché sapevamo che era una partita delicata, una partita comunque contro un avversario importante. Allora, Simone Mona, vittoria importantissima, l'avete messa subito sul punto piano giusto con quei due gol in avvio e poi avete controllato in scioltezza. Sì, sì, direi una gran bella vittoria, abbiamo fatto il contrario che facevamo le altre volte, partivamo sempre male, invece stavolta siamo partiti molto bene, abbiamo fatto subito due gol e la partita si è messa subito in discesa, poi abbiamo difeso benissimo come vuole Paolo, il nostro mister, pure i ragazzi giovani ho visto che si sono comportati molto bene e quindi oggi direi una gran bella partita. Io ci tenevo a far bene qua dentro, che è il mio vecchio campo, ho dei bei ricordi, tutto qui. Sì, appunto.